Resident Evil 2 Remastered. E mi hanno dato, in mano i joystick, che io mi cago sotto questo gioco. No, no, odio, remake, questo è il miglior remake. Ah, remake, scusa, è remake. Il miglior remake della storia, quando parli dei videogiochi. Non perdiamo tempo, perché anche lei sta sotto la pioggia. È andata bene che non c'è nessuno. Bravo, l'hai detto bene, io volevo fare un attimo, questa volta volevo fare un po' il saccello, tra virgolette. Lei stava sotto la pioggia, è appena uscita fuori dalla pioggia, hai visto che ha fatto? Sì. Ah, figo, infatti. Queste cose non c'erano prima. No. Siamo sicuri che non c'è niente. Io devo andare lì sotto. No, c'è scritto keep out. Esatto. È molto. Allora, poi accedi al sistema delle telecamere del. Vai sul PC. Ah, beh, lui sa tutto, vedi, maledettissimo. Sì. Dov'è il PC? Qui. Dietro, no. Dietro. Quella è la scheda. Questa è per salvare. Quella è per salvare, giusto? Sì. No, vabbè, era così, era. RPD. Oggi non sappiamo più praticamente. PD. Ah, penso di sì, oggi ci sono andato lì. No, non ce l'abbiamo più questa. Dove sei? È vero. Oggi nella vita reale non si sa mai. È vero. Oh. Beh, cosa è che per lì? No, no, qui non è che perché siamo un poliziotto della stazione di polizia. C'è una via d'uscita, è scritto qui, dammi una mano. Quindi lui sa come uscire dalla stazione di polizia. Ok. Ma anche lui inizia dalla stazione di polizia, però lui il maschio? Sì, sia Claire che Leon iniziano dalla stazione di polizia. Sono i percorsi A, venivano definiti percorso A e percorso B, adesso non so se è cambiata la cosa. Okay. E con lei affronterai certi tipi di mostri, certi incontrerai certi tipi di personaggi, mentre con Leon questo è il baule. Questo è il baule dove ci puoi lasciare la roba. Il sacro baule. Allora, dobbiamo andare. Devi andare proprio là. Eh no! Eh sì! Dove sei di sopra, voglio salire. Che è qua? È tutto chiuso, ti serve. Già lui dice tutto chiuso, mi fa incazzare. Tanto devo andare là. Ma perché non mi fa scendere? Ah, non posso passare, maledetto. Deve andare a sapere. Attenzione, guarda, porca puttana Eva, guarda. Si avvicini. E che cazzo è cambiato? Si avvicina questa cucciola. Ah, si apre. Ah, io devo passare. Oh, beh, bello! Beh, bello. Tu pensa nella vita. Oh, beh, vabbè. È vita. Ah sì, sguazziamo nel sangue. È vita. Dove sei, chi? Ah, è tutto tranquillo. C'è solo sangue e oscurità. Ah, vado a me la giocare, joystick. Ma non mi dite con me il joystick. Aspetta, c'è una vita qua dietro le mie spalle. No, davanti non c'è nessuno. Ok, proprio. Allora. Ok. Graficamente è una bomba. Guarda, forse il fatto che non ci sia l'audio di fondo e tu che chiacchieri mi fa stare un po' più tranquillo. E poi, ecco, come vedete già, per giochi di luce e oscurità qui. No, no, vabbè, questo è in dubbio un bel remake, giusto? Ah. Uh-huh. Ok, tanto qui non posso fare niente. Dal breve tempo che è uscito è stato anche, viene anche considerato un ah, ma breve, calma, anche. Sì, la stessa. Ah, sì. Beh, pure tu magari. Io mi starei cagando su. Se senti puzza di cacca, questa si apre, devo aprirla? No. Possiamo andare avanti. La domanda per te. Tengo premuto. Se siamo sicuri, però. Di quello che facciamo, c'è una porta. Che bello, porta questo. Se tirato giù ci sarà un motivo. Forse che all'altra parte c'è qualcosa non deve passare. Stars! Sì, ma si chiama. Lei va avanti, io tanto so quando sarà aperta. Quando sarà aperta gli farò un colpo. Che pezzo di merda che sei. Tranquilla, com'è? Un idrante. Dicevo, è probabilmente il mio survival horror di sempre. Ecco. Lei è prossimamente lei sarà aperta. Sì, no, il problema è che questi si alzano e mi incazzo se si alzano. No, ma ascolti, prossimamente. Apritemi, prego, aprite, c'è il pulizio. Ah, allora, la salva. Cazzo, aprite. Sento, l'audio un po' aiuta. È chiusa. Sinistra. Viene da là. Ah, guarda, c'è un'altra parte. Io e il survival, due cose differenti. Allora, posso affermarle questo. Da qui in poi, lei sarà nella merda. Ma perché però? Perché? Con sei colpi? Ce ne vogliono quattro zombie, ma che sei scemo? Ti do un aiuto di spesa. Ora tu salvi quest'uomo. Dopodiché devi ritornare al punto di partenza. Te lo ricordi? Corridoio dritto. Ah! Ma è stato schiacciato o no, è mangiato. Ah, Dio. Che gli fai? Dio, Marvin. Ciao. Ma mi dispiace.
mi dispiace. Tra l'altro, se adesso bussa qualcuno alla porta mi cago sotto. Tra l'altro, no, mi si sfonda questa. No, no. Tra l'altro, io se mi accadesse una cosa nella vita reale vomiterei anche l'anima, penso. Sì, lei è tranquilla, è tutto questo. Tranquilla della gente. Molto sporca, sfoglia. Praticamente questo agente, che è un amico di Marvin, che incontreremo forse a breve, ci ha dato la soluzione per uscire, come vedi, da sottoterra, da sotto la stazione di polizia, a Way Out, una via di fuga. E mo buona fortuna. Ma io devo tornare indietro, mo? Ah, per ritornare al punto di partenza. Guarderei. Porco di se lo che lo fa? Lo corre e basta qua? Qui sì, penso però sei in cena, attenzione. Continua ancora, dammi retta, continua a correre, vai dritto. Ora è a sinistra, se non mi sbaglio. Destra? È a destra? No, torna indietro, vai a destra. Eccolo, qui vedi perché qua è dovuto dare risposta del mondo. Faccia attenzione perché dovrebbe comparire da un momento all'altro, eccoli! Porca puttana maledetta! Eccoli, sono davanti a lei, indietro di me, indietro di me, entra sulla destra, entra sulla destra. Non ce la faccio! La figlia prova, schiva la porta. Non so come. Allora, qui non puoi uscire, eh. Quindi o li affronti, accendo la luce, certo, affrontali. E con che io non ho le pistole? Come no? XXX. Oppure scappa. Oh no! Li sciocco, ma sei bravo, dai. Lo sciocco, c'è il tondo di mezzo all'interno, lo decide di passare. Häkkinen ce la fa ed è stata una grande manovra. Grande manovra. Io fuggi, sciocco. Hai fatto lo schivo. Dove ne hai schivati? Lasciami andare, scappa. Ma scappa dove? Riesci dalla porta dove sembra, a destra? Perché mi ricordo il movimento spaziale. Ma io gioco a sto Maxi ai devanti, porco bello. Sinistra, di qua. Moretto. Eccoci, siamo. Bravo. Bravo il cazzo. Non è schivato, dai. Dai, facciamo la fine del poliziotto. Brigati! Siamo salvi. Lasciami. Siamo salvi, Kaiser. Lasciami! Non ce la posso prendere. Aiuto! Ma sta passando! Ecco, arriva il nostro salvatore. Spacco di lancia. Stai bene? Cazzo, vedi? Voi siete matti, porca merda. Ah, ma è... pensavo che era coso, pensavo che era il biondo. Marvin. Leon lo vedo in serio, lui è Marvin, è nero e morirà quindi. non perché è. Perché più o meno è il, come si dice, la regola di tutti i film. Sì, ricordiamoci, questo fa parte degli anni 90. Esatto, negli anni 90 i neri dovevano proprio scattare. Poi. Male. E lui infatti è morsicato. Sì, lei lui gli sta zitto, dobbiamo andare in ospedale per l'ospedale. Ma cazzo ci arriva l'ospedale? Ascoltami, Claire. Pensa a salvarti. Mi stava poi Marvin, mi sta sempre pensando così male, proprio bravo. Però ha una brutta fine. Ma subito fa brutta fine? Certo punto della storia. Ah, ok. E se non, ce l'abbiamo. Se non mi sbaglio, dipende anche da te. Nel senso che tu puoi aiutare Marvin a allungarsi. Infatti, si brutta qualcosa. Sì, ovvio. Troppo. Se incontri uno di quei mostri. Non importa chi è, non ostare. Cambiano anche un po' le linee di dialogo tra. Perché se era Leon gli diceva diversamente, in quanto Leon è un agente di polizia come lui. Tra l'altro invece ha tutti gli effetti una civile. Poi ti ha dato il l'apriport praticamente. Claire è buona. Non me la ricordavo così. Me la ricordavo tutta a polino. Coltello, io il coltello posso ammazzare i zombie. Sì, perché adesso lei ha il coltello e può aprire, capito? Ah, figo, sì. È interattivo. No, ma è anche il bello di questo gioco, no? Che noi vedremo, forse lo vedremo, chissà, gli enigmi, è tutto interattivo, poi devi raccogliere le cose, raccogliere altre cose. Quindi se c'è uno zombie o qualcosa, va a vantaggio della mia ansia, ma va a svantaggio di capire che succede. E fra l'altro io qui non ti posso neanche dire se ci sono meno gli zombie. Sì, vabbè. Ma moriamo, finiamo la puntata morendo. Mi sembra giusto. Cioè, tipo una caffettiera che qui dentro casa sta stridendo e mi sto cagando sotto. Va tutto molto horror. Va bene. 77 soccorso, sì. No, c'è un poliziotto qualcosa. C'è un. È morto, ci sta vedendo. Atterraggio tra 5 minuti, un elicottero che atterra. Ah, figo. Andando da vicino. Ah, questo ho visto nel trailer. Ho visto questo pezzetto.
Ti rimane così, muovi sicuro? No, no, meglio. Ah, figo, non si può muovere. Cioè, io quando io di queste cose io stanotte non dormivo. Quello è piccato, porca merda. No, peggio. Peggio, impalato. Secondo me chi lo impara? Tu sai qualcosa e mi stai prendendo per il culo. No. Qua esce fuori il tuo Nemesis. Io perché me lo ricordo da Resident Evil 2. Qui non c'è Nemesis, ma c'è tu. Oh, le fa. Ma chi ha fatto cadere? Tu. Io? Cioè, ti ricordo, un po' di rispetto. Fatto. Hai presente quell'elicottero di prima? Posso. Ma guarda un po' là. Infatti, cioè, notavo. Quello però non è quello grosso, quello sono gli altri. Ah, quelli non lì? No. Quello. Allora non mi ricordo. Ti ricordi? No, non me lo ricordo. Mica. Non me lo ricordo. Come lei che lo sta giocando? Come lo sente? Zio di... è ansiolitico, però vabbè, io mi anzio come niente, cioè non posso giocare Resident Evil, non posso giocare... Guarda, solo. Io ho provato la demo e devo dire la verità, mi sono cagato... Quello? Che fa? Sfascia la finestra, no? Quello è un problema. Però... La sfascia la finestra? Magari non adesso, nel futuro. Ecco. Sì. Ah, ho rotto qualcosa! Eccola! Perché mi treme il joystick! Aia! Cristo, ma allora io coltello! Ma siamo sicuri di questo? No, uno però così. Mo lo devo uccido. Peccati questo. Tra l'altro mo lo devo uccidere. Bam! Tirare il coltello. E bam! No. Porca merda! Comunque è difficile sto gioco, Vabbè che mi invento però, non li puoi ammazzare tutti questi, no? Ho visto come ti si è lanciato? Cattiveria! Che diavolo! Ma non è nero. Ho capito, un coltello, tre colpi e un po' di realismo. Ma se ci pensi è realistico perché è un non morto. Realistico tu. Oh, hai visto? Ti si è appoggiato. Mo puoi recuperare il coltello. Se lo uccidi puoi recuperare. Ho capito, però. Il coltello ti serve per salvare. Ho capito però. Tanto stai morendo. Però è lenta. No, ma raga, io non posso così, dai, stiamo scherzando. Si faccia una tirata di erba. Ti sei chiesto anche questa cosa? Lei l'erba, come se la prende? Sì, no, io ho paura. Ho speso 5 colpi per uno zombie. Questa mi sembra che è la mappa della... Bravo. La mappa. Oh, questa cosa è troppo figa. Comunque, questa cosa del joystick ti suona, c'è anche sulla... No, Xbox, troppo no. Ma io devo sa... Vabbè, mi faccio con volare. No, è quello, ecco, mo. Ma hai visto come si spegne la luce? Cavolo, spegni sta cazzo di luce. Non sono sensibile alla luce, loro. Ah, no? Sentito il rumore, direi che sono zombie, no? Cosa? Ah, sì? The Walking Dead, sì, è il rumore. Mentre mi cago sotto. Intanto cacciamo la luce. Mi darà un tasto da premere. Ecco, si è accorto di te, già. Come gli va la botta con R2, R2. R2 che era quello a testa in basso, quello... No, più che altro ho visto che parte dall'animazione, però allo stesso tempo lui ti mossica tutti. Quindi un bello sparo. Sì. Oh, però sei bravo a sparare, Questo così... Vabbè, forse perché sono... XX, recupera il coltellaccio. So da sparatutto. No, sei bravo, io non so così bravo come te, nella mira, complimenti. Ok, mo' capito. E mo' dopo ho capito. Ah, non era morto. Il figlio di... Porca troia, da morso. Ah, morso quindi... brutto da morso. Quindi che devo fare? Ti posso sparare anche da... Si rialza. Ma figo. Merda. Mo' è morto. Credo. Stia attento perché non ha più vita, Però lì c'è una porta, mi sembra. Gli sta dando soccorso. A lui ci sta a mangiare le patatine. Lui sta mangiando, giustamente. Non c'è una porta, mi sto io. Eccola. Eccola la porta. West office. Allora lì ce n'è uno che si rialzerà. Sicuro quando la morte. Moti. Tu dici che te lo uccide prima? Sì. C'hai ragione. Chissà se muore a coltellare. Bravo! A camera allora! Arma bianca! Fatto bravo. Bene! Fatto bene! Mo ci vado in zombiare e sto a cazzeggia, guarda! È vero! La porta si chiusa, ma tanto poi la riaprono, quindi sti cazzi.
Ah, forse... No, polvere a sparo, ci faccio le munizioni, immagino. Immagino sì, le combini piano piano e poi formarci le munizioni. Con? Usare la polvere da sparo. Due polveri da sparo ti servono. Figa, ma questa cosa stava pure sul 2? Sì, questo è rimasto. C'è, come si può dire? C'è un altro gioco da 20 anni, cioè... 21. Allora, di sicuro... Raga, non ce la faccio a fare un gameplay più lungo. Di sicuro devi andare nella stanzetta? Di sicuro non c'è niente, questo gioco. La morte! La morte è sicura. La morte è sbratica solo. Ma posso avere un dubbio, però? Perché quel in basso a destra si sta... Il pugnale si sta costando. Ah, si rompe. Perché si rompe? Perché si rompe, hai ragione. Cioè, quindi c'è un elemento di usura degli oggetti. Ciao. Un gioco che lo voglio dire. È uno gioco che io odio. Cioè, mi vedrete. Cioè, ho le mani congelate, raga, per l'agitazione. Ma che siete matti? Primo incarico. Da record. Sì, perché era Lyon, qui era la festa di benvenuto per il Lyon. Ah, figo, benvenuto. Mi sa che se tu alzi lo sguardo, c'è un puzzle. Mi sa che se tu alzi lo sguardo, due puzzle, se alzi lo sguardo. Welcome Lyon, ah, figo. Bello, eh? Bello welcome, no. Perché voglio farlo morire, ragazzi. Ah, lei è? Per ragione, posso girare intorno? Sì, è un consiglio che vi do, se potete evitateli. Però loro... Ciccio, ci puoi venire, per favore? Io devo passare di lì, grazie. Ma sei mangiato? Sei incastrato. Oh, figo. Che mi posso inventare? Niente. Quindi, noi vi consigliamo di giocarlo, di comprarlo, se siete se siete persone deboli di cuore... Come me? O meno. Però ne vale la pena, ragazzi, perché è una bomba e... Qui c'è un altro enigma e siamo pieni di enigmi. Soprattutto con uno zombie che ci insegue. In una stanza piccola piccola. Vabbè, ma piccola. Dai, facciamo questo e poi. La. Oh, ma comunque. La! Micidia questo tizio! Tu sei uno sterminatore. Qua! La Madonna! Trend shot! E per sicurezza. Ve lo dire, ragazzi. Lui non lo vuole portare sta cosa, ma è bravissimo. Guarda che non è di morto, stronzo. Guarda che non è di morto, stronzo. Però ti sta a piacere, eh. Dai, mi sto cagando sotto. Rimani giù. Dai, vabbè. Ho detto, rimani. Sei rotto. Sei rotto, raga. Sei rotto. Stronzo. Scusa. Metto pausa. Vabbè, raga. Io ho le mani congelate, raga. Cioè, sto a morire. Ma siete matti. Non è per me, si gioca, io mi metto l'ansia, sono ben tranquillo, sta al tavolo, Kingdom Hearts, Smash Bros, Super Mario, roba colorata da bambini, non esiste sta roba per me. Cioè, c'ho una serie, questo è quello che sta dicendo praticamente. È stato un piacere, ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao ciao! What can we get if we sell a little?